Allora, buonasera a tutti. Ho deciso di fare questa diretta perché voglio rendere pubblico quello che mi sta succedendo. Dal mese di agosto, esattamente da Ferragosto, io ho iniziato ad avere delle perdite, prima deboli, poi consistenti. Stiamo parlando di perdite di sangue. Queste causate da ciò che era un polipo. Così lo chiamavano. Questo polipo non è un polipo, è in realtà un fibroma che al momento è circa 5 cm di diametro e mi ha occluso tutta la parete cervicale. Questo che cosa comporta? Che di punto in bianco io ho delle enormi emorragie, sono perdite come lapidi e nulla le può contenere, solamente un asciugamano. Soprattutto di notte e non sono più libera di fare sforzi perché il rischio è grosso, non posso, non sono libera di uscire anche solo per un'ora perché l'ho già provato, questo comunque mi comporta un enorme disagio perché io non so mai il momento esatto in cui mi capiterà l'emorragia. Sto andando avanti a medicine con antiemorragici. Queste medicine non mi fanno niente. Sono stata ricoverata lo scorso venerdì perché ero anemica. Mi hanno ricoverato, mi hanno dimesso il lunedì in dimissioni protette, richiamandomi per il venerdì a visita. Ho fatto la visita venerdì, ho trovato una dottoressa squisita, che si è meravigliata del motivo per cui sono stata dimessa, perché non sono messa bene. Questa dottoressa mi ha detto di, e fatta anche chiamare dall'ospedale, di tornare su domani e che martedì mi avrebbero operato. Queste ultime 2 notti sono state pessime, dormo con un asciugamano, faccio le nottate. Poco fa l'ospedale mi ha chiamato dicendomi, scusate, che l'operazione è stata cancellata. Succedere qualcosa.